Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video Puro Bio Cosmetics. Oggi parleremo di primer e cipria, che sono due step fondamentali affinché il trucco vi duri tutto il giorno. Il primer è un prodotto che vi permetterà di far durare molto di più il trucco viso. Questo perché, grazie alla sua texture, va a uniformare l'incarnato, non da un punto di vista di pigmento, ma da un punto di vista di texture. Dovrete scegliere il primer in base alla vostra tipologia di pelle, per cui se avete la pelle secca dovrete scegliere il primer per pelle secca, altrimenti quello per pelle grassa. Qualora la vostra pelle sia mista, è importante applicare due primer e non uno solo. Vi faccio l'esempio della zona T. Andrete ad applicare quindi il primer per pelle grassa nelle zone che si lucidano, quindi naso, fronte e mento, mentre andrete ad applicare quello per pelle secca sul resto del viso. Questo vi permetterà di avere un incarnato uniforme ed evitare che le zone lucide tendano a lucidarsi durante la giornata. Dovrete fare una valutazione del tipo di pelle anche quando si parla della zona del contorno occhi, per cui se il vostro occhio ha una pelle tendenzialmente secca, allora potrete usare tranquillamente il primer occhi, che a differenza degli altri due ha una leggera pigmentazione e quindi vi permetterà anche di uniformare il colore della parte superiore e della zona delle occhiaie. Se invece la zona del vostro occhio è tendenzialmente oleosa, per cui avete il problema che l'ombretto durante la giornata tende ad accumularsi nelle pieghette, allora dovrete utilizzare il primer loose powder, che è una polvere libera, trasparente, per cui non vi dà colore, che però andrà ad assorbire il sebo in eccesso. Questo primer, oltre che nella zona del contorno occhi, può essere applicato anche sul viso, sia prima del fondotinta, cosa che però consiglio solo a chi ha la pelle molto grassa, ma anche dopo come fissante, perché utilizzato come cipria vi permetterà di andare ad opacizzare completamente la pelle e a minimizzare i pori. La cipria è un prodotto importantissimo, come abbiamo anche detto prima, perché vi permette di fissare il trucco che avete realizzato sul vostro viso. La nostra cipria indissolubile è molto conosciuta, questo perché ha una texture impalpabile, molto sottile, che ci permette proprio di avere una finitura sul viso davvero impercettibile. Questo è importante perché a volte le ciprie tendono a dare un aspetto quasi finto e polveroso, mentre con questo effetto non lo avrete mai. Abbiamo da poco rivisitato il suo packaging e quindi adesso è disponibile in questo formato refill, cioè ci dà la possibilità di sostituire la cipria una volta terminata oppure di inserirla nella nostra palette. Questo chiaramente è un passaggio molto delicato, per cui fate attenzione perché si tratta sempre di una polvere compatta che potrebbe andare incontro a rotture. Proprio grazie alla sua texture, che quindi risulta molto leggera, questa cipria si presta efficacemente per delle pelli secche e mature, ma anche fino a delle pelli miste, per cui potrete applicarlo tranquillamente. Importante per le pelli secche e mature applicarne davvero poca. Mentre se la vostra pelle dovesse risultare parecchio oleosa o comunque che si lucida molto in fretta, vi consiglio di applicare il primer loose powder, perché ha un potere opacizzante e fissante maggiore rispetto alla cipria. Inoltre, il primer loose powder è ottimo perché minimizza i pori, per cui adatto anche a chi ha i pori parecchio dilatati sul viso, e un altro utilizzo che io consiglio sempre è quello di applicarlo come fissante per i prodotti labbra. Per quel che riguarda le colorazioni di cipria, questa qui è disponibile in 4 tonalità, di cui la numero 1 è in realtà quella neutra e quindi adatta a tutti gli incarnati. Diciamo che non si adatta molto bene a quelli più scuri, però tendenzialmente dai chiari ai medi si può utilizzare tranquillamente. Mentre poi abbiamo la tonalità numero 2, numero 3 e numero 4, che sono rispettivamente un po' più chiara fino ad arrivare alla più scura, con 3 diversi sottotoni, dove abbiamo la 2 che è un sottotono rosato, la 3 che è un sottotono giallo, mentre la 4 che è un sottotono più caldo. Le diverse pigmentazioni, dato che comunque sono leggere, vi permetteranno innanzitutto di fissare qualsiasi prodotto viso, quindi sia che si tratti del fondo compatto, della BB cream o del nostro fondotinta Sublime. Allo stesso tempo, grazie al sottotono della cipria, potrete andare a bilanciare il colore del fondotinta o del prodotto viso che avete scelto, tale da farlo assomigliare di più al vostro incarnato. Vi lascio nell'info box tutte le informazioni utili. Lasciateci dei commenti se avete delle domande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!